Cosa ci fai sul tetto della cellula? T'ho lasciato giù e ti ritrovo su. Oggi è domenica, finalmente, dopo praticamente 2 mesi che sono qui, oggi sembrerebbe che finalmente ho una giornata intera da poter dedicare a questo benedetto VM90, o meglio alla cellula. Sono sulla scala perché le prime cose che andremo a fare sono sul tetto. Ovviamente partiamo dall'alto per andare verso il basso. Cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dare una super pulita alla parte che sta sopra la mansarda, che dopo ti mostro. Perché ho comprato i quadrangolari di alluminio da 2 cm x 2 cm che serviranno per fare da supporto al pannello solare, a uno dei pannelli solari, il primo. La prima cosa che faremo è andare a dare una pulita alla zona della mansarda. Dopo che abbiamo pulito tutto, ci taglieremo i nostri quadrangolari a misura e li andremo ad incollare con l'adesivo strutturale della Sikaflex 251 252, adesso non me lo ricordo, dopo te lo faccio vedere. Questo lavoro che andiamo a fare lo facciamo prima del lavoro più grande che andremo a fare sulla cellula, sul tetto della cellula, che è quello di impermeabilizzare. Però ne parliamo a tempo debito. La prima cosa da fare è dare una bella pulita sopra la mansarda fatta bene. E poi andiamo a tagliarci a misura e a posizionare questi quadrangolari di alluminio. Adesso ti faccio vedere una cosa fantastica. Questa è la mia vista dal tetto della cellula. Guarda che bello. Ti faccio intravedere la parte su cui andiamo a lavorare adesso. Questa qua. La zona mansarda. Adesso il sole è ancora dietro questo albero, ma siamo protetti ancora per poco. Poi avrò il sole a picco sulla testa, che già fa da riflettore. Vedete che scaldata che mi prendo. Allora, cosa ci serve? Ci serve sicuramente una spugna, un secchio con dell'acqua, uno sgrassatore, un rotolo di Scottex e dell'alcol. Ci abbiamo tutto, raga. Tranne la voce ci abbiamo tutto. Scottex, secchio, straccio, alcol, sgrassatore, compressore. Però mi sono accorto di una cosa. Ho fatto una stuccatura qui l'anno scorso, ne abbiamo fatte tante con Davide. Guarda, una è questa stuccatura in vetroresina, perché qui c'era una giunzione tra due parti di intelaiatura che non mi piaceva tanto. L'ho sigillata sotto col Sikaflex eccetera, però rimaneva questo divario, questo incavo. Allora ho preferito chiuderla con lo stucco in vetroresina e poi lisciarla, così è venuta bene. Adesso non fare caso, è sporco. Ne ho fatta un'altra qua che era la stessa cosa, c'era sempre questo piccolo divario tra due parti di intelaiatura qua, guarda. Solo che, come puoi vedere, non l'ho ancora lisciata. Allora, prima di metterci a pulire, direi che vado a prendere il flessibile o la levigatrice. Dai, vado a prendere la levigatrice, facciamo un lavoro un po' più leggerino. Dai, vado a prendere la levigatrice a batteria, mi porto un po' di dischi abrasivi, gli diamo una levigata e gli diamo una soffiata, così possiamo pulire. Dai, adesso piano piano ti spiego tutto quello che faccio. E mano a mano che troviamo delle magagne, perché ci sono, ti spiego come ho intenzione di risolverle, va bene? Ce l'ho questa qua, che è in prestito, non è mia. L'unica cosa è che ho tanti dischi da 80, tanti dischi da 280, ma non ho grana intermedia. Allora ho preso un po' di carta abrasiva da 150, così arrotolo il passaggio intermedio, lo do a mano. Dai, si deve venire liscio, poi non è che stiamo facendo il David di Michelangelo. Dai, cominciamo. La prima botta gliel'ho data, vedi già? Non è che sono dovuto andare tanto profondo, l'importante era togliere un po' queste scanalature qua. Adesso cambio il disco, metto un altro disco da 80 nuovo, gli do un'altra botta con la 80, giusto per dargli ancora un po' più di liscio, soffio
e poi vado con la 150 a mano e con la 280 a macchina e buonanotte. Qua sul bordino, qua nero, visto che grattando, levigando il bordo è saltata un po' la verniciatura, quel pezzo di nero lì lo vado a togliere, quel pezzo di Raptor che tanto chi se ne frega, e gli do con un altro nero, sempre quella vernice di cui ti accennavo, che si chiama Steel It, che è una bomba, poi te ne parlerò meglio. Non è sponsor, raga, costa un botto di soldi, costa, mi ricordo, 30 euro a bomboletta, non mi ricordo, 40, costa un botto di soldi. Comunque però è una figata. Dai, continuo qua. Ci siamo, 80, due giri, 150 a mano, poi mi sono scoperto invece di averlo un disco da 150, ma vabbè, l'ho dato a mano e buonanotte. Ultimo passaggio con la 280 a macchina. Vedi com'è bello liscio? Ovvio che qualche imperfezione rimane, qualche piccolo scalino, qualche piccolo, non è esattamente liscio come seta. Però ti ripeto, non importa, perché poi verrà steso un prodotto impermeabilizzante di cui poi ti parlo, parlerò, ancora non l'ho neanche comprato, quindi non ci importa, quello è un prodotto molto denso che tra l'altro è autolivellante, quindi va a riempire gli eventuali dislivelli, piccoli o grandi che siano. Non stiamo a menarcela, comunque è bello liscio, eh. Cioè rispetto a prima che era tutto un solco, gli ho fatto anche il bordino qua, la curva qui, così siamo a posto. Adesso do una bella soffiata qui e iniziamo a pulire. Allora, guarda qua che ho fatto il primo pezzo, guarda la differenza. Allora, vedi? Questo è il pezzo che ho già pulito. Questo pezzo qua, al di là di questa giuntura, che poi non è una giuntura, vabbè. E qua invece sotto è quello che ancora devo pulire. Adesso non so se con il sole così vedi la differenza, però guarda qua, qua è tutto lercio. E qui è tutto bello pulito. Straccio con acqua senza niente, senza sapone, senza niente. Poi una botta di sgrassatore con lo Scottex. Dopo un po' di alcol sempre dato con lo Scottex per togliere qualche eventuale residuo magari di colla, cazzi, mazzi, vabbè. Ribadisco, non deve venire lindo e pinto perché andrà coperto. Ci serve solo che sia sufficientemente pulito per fare in modo che l'adesivo, il Sikaflex, quello strutturale, aderisca come deve. Adesso vado avanti col pezzo grande, che avesse fatto solo un pezzettino ancora, dai, vediamo un po'. Ha cambiato faccia, eh? Tutto bello pulito, liscio, abbiamo tolto tutto lo sporco che si era infilato un po' in giro. Ti ho detto, prima facciamo questa parte qui della mansarda dove andrà uno dei pannelli solari, poi ti spiego tutto. Adesso andiamo giù e cominciamo a farci a misura i quadrangolari che faranno da telaio su cui poi lo andremo a fissare. Andiamo giù, dai. Pannello solare, ti ho detto, no? Questo pannello solare lo ho comprato 2022 di questi tempi, maggio, aprile, non mi ricordo. Questo qua. Li abbiamo comprati insieme io e Davide Diana Common Wildly, perché ne avevamo comprati, adesso non mi ricordo se 4 o 5, perché loro ne hanno montati, o 5 o 6, loro ne hanno montati 4 mi sembra, quindi ne avevamo comprati 5 così da fare una spedizione sola, e poi Davide e Diana mi hanno spedito il mio, però io non ho ancora avuto modo di aprirlo. Adesso ti metto qui, Opinel che non taglia, ce l'ho solo io, esclusivo, e facciamo qua.
Oh, manco la plastica taglia, Lofin. La madonna, raga, ma non è un imballaggio questo qui, è un antifurto. Allucinante, raga, allucinante. Imballaggio da paura. Pluribol lo tengo che torna buono. Guarda che roba, più alto di me. Bomba, eh? Aspetta che adesso lo portiamo sul tavolo di là, eh? Che cominciamo a prendere delle misure. Oh! Allora, ti dico due dettagli. Eccolo qua. 450 watt, raga. È un pannello solare della Jinko. Jinko. Vabbè, ovviamente cinese, raga. Ti do due dettagli, poi approfondiremo quando sarà il momento. L'impianto fotovoltaico che ho in mente arriverà a un totale di 1000 watt. Saranno due pannelli da 450 watt come questo e poi un altro pannello, quindi due da 450 watt che andranno ad alimentare le bluetti grandi. Dico le perché sono due, poi ti spiego tutto, non ti preoccupare. Poi invece in mansarda andremo a installare la bluetti EB70, la power station quella piccolina, indipendente, non alimenterà niente, sarà solo il punto corrente zona mansarda e sarà alimentato, tra virgolette, coadiuvato da un pannello solare da 100 watt. Del pannello solare da 100 watt ti parlerò nello specifico a breve. Per quanto riguarda la soluzione power station eccetera eccetera, parleremo di tutto, non è questo il video dedicato, non ti preoccupare, parliamo di tutto. Adesso il punto qual è? Io ho comprato dei quadrangolari di alluminio da mettere trasversalmente in questo senso qua, 4, 1, 2, 3, 4, in modo da fare da supporto al pannello solare sopra la mansarda. Sono un pelo troppo lunghi perché si poteva scegliere la misura solo a scaglioni di 10 cm, quindi sono un pelo troppo lunghi per quello che ho in mente di fare io, quindi ce li dobbiamo andare a tagliare, quindi li vado a recuperare, non li ho ancora neanche aperti, guarda. Aspetta, prima che ci confondiamo, non mettiamo sul pannello solare oggi, mettiamo su solo l'intelaiatura. Il pannello non lo mettiamo perché, come ti ho già detto, dobbiamo andare a impermeabilizzare il tetto. Quindi non è questo il giorno in cui metteremo i pannelli solari, ok? Allora ragazzi, prima di andare avanti con i nostri lavori sul tetto della cellula, un breve break per parlarvi dello sponsor di oggi. Visto che siamo sul tetto e stiamo introducendo l'argomento fotovoltaico, impianto elettrico, pannelli solari eccetera, il video di oggi è sponsorizzato da Docchio, che ci ha mandato questo pacchettino qui, che adesso vado ad aprire davanti ai tuoi occhi e ti faccio vedere che cos'è, anche se la forma e l'argomento che stiamo trattando probabilmente te lo ha fatto già intuire. Diciamo che era abbastanza intuibile, eh? Dalla forma. Tac.
pannello solare d'occhio. Noi eravamo alla ricerca di un pannellino solare da 100 watt che lavorerà indipendentemente dagli altri due più grandi che avremo sul tetto e andrà ad alimentare, caricare la power station più piccola delle tre che andremo a installare per fare l'impianto elettrico, che darà la corrente nella zona mansarda. In verità non è che darà la corrente, che non ci sarà collegato niente, ma la terremo lì e la useremo per caricare i cellulari, per caricare il Kindle, insomma tutti quegli utilizzi tra virgolette notturni, non so come dire. Cercavamo un pannellino per questa esigenza e d'occhio è venuto in nostro soccorso e ha deciso di darci una mano col nostro progetto fornendoci questo pannello solare 12 volt da 100 watt. È un pannello solare monocristallino, è veramente molto leggero, pesa 5,3 kg, insomma meno di 5,5 kg. Allora, le dimensioni di questo pannello, qualora tu fossi interessato, sono 96,5 x 2,5 cm, ovviamente 2,5 di altezza. Viene fornito già con i suoi connettori più e meno MC4. Sulla cornice, che è in alluminio appunto per contenere il peso, ci sono i 4 fori per un eventuale assemblaggio a vite. Noi il montaggio lo faremo, come hai visto, con questi supportini di alluminio, quindi non avremo bisogno di queste viti. Poi ci andremo a mettere le staffe L, quindi non avremo bisogno. Il fronte del pannello solare è in vetro, ma d'occhio sopra il vetro mette questa pellicola plastica che ha un nome che adesso è un po' tecnico, non me lo ricordo francamente, ma che aiuta a proteggere il pannello stesso. L'efficienza dei pannelli d'occhio è garantita al 90% per i primi 10 anni e all'80% per 25 anni. Questo fra 25 anni del VM90 non rimarrà neanche il ricordo, però probabilmente il pannello solare dalla d'occhio ancora farà il suo. Il prezzo oscilla, dipende dalle occasioni che ci sono. Oggi per esempio sta a 95 euro, qualche giorno fa era in offerta a 78, insomma tra le 80 e le 100 euro lo trovi. Trovi il link in descrizione, è un link a Amazon, ti ricordo che è un link di affiliazione, tu non spendi un centesimo in più, ma per ogni acquisto che parte da quel link, ma non è necessariamente questo pannello solare, per ogni acquisto che tu fai su Amazon partendo da quel nostro link, Amazon ci riconosce una piccolissima commissione che però, somma piccolo, ci aiuta sicuramente ad andare avanti col progetto del VM90. Quindi, intanto ringraziamo d'occhio per aver deciso di darci una mano col progetto fornendoci questo bel pannello solare. Poi ringrazio te che hai pazienza di ascoltarmi e che magari decidi di fare un acquisto su Amazon che già avevi in mente di fare per i fatti tuoi passando da uno dei nostri link. Se poi ti vuoi regalare un pannello solare da 100 watt d'occhio, vai alla grande, te lo puoi mettere sul camper, sulla barca, sulla tenda da tetto, sul fuoristrada, fuori di casa, ci alimenti la power station, ci alimenti quello che vuoi e vai alla grande. Bella per d'occhio! Eccoli qua. Ecco qua il malloppo. Mi sembrava fossero piccoli, invece no. Eccoli qua. Questi sono i quadrangolari, vedi? Da 20 x 20 mm. Andranno messi così, trasversalmente, ok? Questi qui li andremo ad incollare sul tetto. Incollare, non avvito niente, raga. Poi per stare su, per fissare il pannello a questo telaietto, questa intelaiatura, ho preso sempre di alluminio dei profili L da 20 x 20. Considera che questo è il sotto, quindi questo qui andrà così, vedi? A L, così, vedi?
Quindi questa qui si appoggerà sui quadrangolari e con delle viti e con delle viti da ferro lo andiamo a fissare. Adesso sembra una cosa complicata, invece è una banalità, è più facile a farlo che a dirlo. Noti che ci sono dei quadrangolari più lunghi, questi qua sono più lunghi, e alcuni più corti. Perché da quelli lunghi recuperiamo anche i quattro quadrangolari per il pannello più piccolo. E poi ci sono gli angolari, quattro lunghi e due corti, due per ciascun pannello grande e due per il pannello piccolo. Il punto qual è? Questo qui deve stare di traverso, ok? Deve sporgere però solamente qui e anche dal lato opposto 2 centimetri esatti, in modo da combaciare con il profilo L che poi verrà fissato ai quadrangolari e al pannello solare. Vado a recuperare un metro e cerchiamo di tagliare questi qua a misura. Mi sono comprato anche la troncatrice, raga. Adesso ti faccio vedere tutto quanto.